Benvenuti ragazzi e benvenuti in questo video. Che vittoria e che prestazione per la Juventus di Maurizio Sarri nella seconda giornata di Champions League. Juventus 3, Bayer Leverkusen 0. Tre punti importantissimi, tre punti che danno morale e fiducia in vista del derby d'Italia di domenica sera contro l'Inter di Antonio Conte. Una vittoria importante anche per quanto riguarda il girone di Champions. Juventus che comanda insieme a Atletico Madrid a 4 punti in graduatoria dopo la vittoria dei Conchoneros 2-0 nel campo della Lokomotiv Kuban, firmata João Félix e Tomás. Una vittoria importante arrivata con il ritorno al gol di Higuaín e Bernadeschi in Champions League. Mancava al gol dall'ottavo di finale di ritorno a Wembley contro il Tottenham il Pipita, mancava da oltre 2 anni dal gol segnato in Grecia alla Pireo contro l'Olympiakos invece Federico Bernadeschi, che dopo la grandissima galoppata per essere stato decisivo lo scorso anno contro l'Atletico Madrid con il rigore procurato per il Faro di Corea, torna a giocare in Champions League. Torna a essere decisivo Federico Bernadeschi, e poi il tris firmato da CR7, ha cercato il gol per tutti i 90 minuti, tre grandi parate di Radetzky lo hanno evitato, ma alla fine è arrivato anche il quarto timbro stagionale per l'asso portoghese, che adesso si sta preparando per domenica sera, per il derby d'Italia contro l'Inter di Antonio Conte. Una partita importantissima, ma prima di parlare di domenica sera, analizziamo questi 90 minuti, una vittoria importante che dà fiducia e morale e che ha fatto vedere anche lampi di sarrismo. Sempre di più questa è la Juventus di Maurizio Sarri. Alla 18esima il gol che sblocca la partita. Allora, io analizzerei la gara in due tranche. I primi 60 minuti in cui la Bayer Leverkusen ha fatto un grande possesso palla, però non ha quasi mai messo in difficoltà la Juventus. Juventus che ha controllato benissimo il match, non era semplice, diciamo, sfidare la squadra tedesca, perché ovviamente loro tanto possesso palla. Ero curioso di vedere la stellina e del Bayer, che comunque è stato comunque molto bene, abbiamo tenuto dai difensori bianconeri, prova maiuscola per Matthias De Ligt dopo le tante critiche ricevute per le prime prove abbastanza negative in bianconero questa sera, e anche ovviamente contro la Spal è stato un vero e proprio muro. Bene anche Bonucci, bene Cuadrado da terzino, da lui è nato il gol che ha portato in avvantaggio la vecchia signora, grande cross di Cuadrado in mezzo per Higuaín, anticipo di Tacchi che però impenna il pallone, il Pipita lo controlla e batte Radetzky per l'1-0 della Juventus al 18esimo, un gol che apre la partita, spezza in due le gambe del Bayer Leverkusen, che comunque aveva un atteggiamento abbastanza difensivo nei primi minuti, poche occasioni da gol ma tanto possesso palla, e poi il raddoppio che ha chiuso definitivamente il match. Ancora grande azione della Juventus di manovra, ancora una volta decisivo il Pipita Higuaín, che questa sera si merita tutti gli applausi dello stadium, ma si merita anche ovviamente il man of the match di questa seconda partita di Champions League, un vero e proprio colosso lì davanti, decisivo anche per il gol, decisivo anche per l'assist. Grande apertura dell'ex attaccante del Milan e del Chelsea, che lo scorso anno ha vissuto un'annata da dimenticare, ma questo anno è ritornato tra le file bianconere e sta dimostrando il suo valore. Grandissimo Higuaín, pallone in mezzo dove CR7 non riesce ad arrivare, ci arriva Federico Bernadeschi che segna il primo gol stagionale sotto la guida tecnica di Maurizio Sarri, e poi arriva anche il benedetto gol di Cristiano Ronaldo che ci ha provato tutta la sera. Grandissimo Radetzky in due occasioni, però anche ovviamente secondo me un paio di errori tecnici per Ronaldo, che alla fine imbeccato dall'appena entrato Paolo Dybala, che assist. Parliamone dell'assist che ha fatto Dybala, un bellissimo passaggio, una bellissima apertura per Ronaldo che davanti a Radetzky dopo gli errori precedenti questa volta non sbaglia e firma il risultato finale Juventus 3 Bayer Leverkusen 0. Diamo anche un'occhiata agli altri risultati, abbiamo detto la vittoria dell'Atletico Madrid 2-0 nel campo della Lokomotiv Kuban, è una vittoria della Lokomotiv Mosca, è una vittoria sicuramente importante per la squadra di Simeone, che adesso comunque comanda il girone insieme ai bianconeri a 4 punti, aspettando il terzo e il quarto turno di Champions. Juventus che affronterà prima a Torino la Lokomotiv Mosca, poi andrà in Russia alle ore 18:55 in
intorno a novembre, e poi ovviamente la partita casalinga contro i Conciones per poi chiudere in Germania contro il Bayer Leverkusen. Sguardo agli altri risultati, apriamo la rassegna dei risultati con la sconfitta purtroppo dell'Atalanta 2-1 a San Siro contro lo Shakhtar Donetsk. Ho fatto il post partita che è uscito, è già online da un paio di ore. Il pareggio clamoroso del Real Madrid in casa al Santiago Bernabeu 2-2 contro il Brugge in rimonta, perdeva 2-0 la squadra di Zidane. La vittoria in rimonta della Stella Rossa contro Olympiacos al Maracanã 3-1 per la squadra serba. La vittoria firmata di misura, firmata Mauro Icardi, prima gioia per l'ex attaccante dell'Inter, prima gioia parigina per Mauro Icardi contro il Galatasaray. Galatasaray 0 Paris Saint Germain 1. Vittoria della Juventus 3-0 contro il Bayer Leverkusen. Vittoria, come abbiamo già detto in precedenza, dell'Atletico Madrid 2-0 contro la Lokomotiv Mosca. La vittoria, seppur soffrendo, del City di Guardiola 2-0 all'Etihad contro la Dinamo Zagabria. E poi la vittoria roboante, la vittoria pazzesca della Bayern Monaco 7-2 contro il Tottenham. 4 gol, poker per Gnabry, doppietta anche per Lewandowski e gol per Kimmich. Un Bayer scintillante in quella di Londra contro la finalista dello scorso anno in Champions League. Ma quello che è importante era che la Juventus vincesse, anzi convincesse finalmente. E adesso domenica il derby d'Italia contro l'Inter di Antonio Conte per la testa della classifica. Vi ringrazio per attenzione, lasciate tantissimi like al video, iscrivetevi come sempre al canale e seguitemi anche su Facebook e Instagram. Noi ci vediamo in un prossimo video.